voglio portare a vedere come nel corso di 8 anni, da quando è stato messo online questo sito di questo circuito nel 2014, è avvenuto una sorta di riposizionamento dell'obiettivo, e cioè da circuito museale costruito per raccontare la città e per valorizzare il patrimonio dei musei coinvolti, a laboratorio per partecipare a ridisegnare nuovi modi di abitare le case museo. Brevissima la prossima. Vorrei partire con questa sorta di sintesi di immagini, delle foto realizzate dalle finestre di questi luoghi. Luoghi che io definisco dell'abitare domestico e professionale, perché non sono solamente case museo, ma sono gli atelier, sono gli studi dove si sono sedimentate vite di creativi, di architetti, di design. E con questa frase tratta appunto dal libro Antropologia dell'abitare di Franco Lacella, in cui si parla proprio della conversazione con i luoghi. Questa conversazione è da qui che si formano gli insediamenti in quanto cultura dell'abitare. Quindi assolutamente in linea con quanto abbiamo visto in apertura, anche con queste immagini dei paesaggi culturali, di queste conversazioni che si hanno con ciò che circonda le case, gli atelier. Vi dicevo, quando è partito questo circuito era composto da 14 partner e fornati da case, dimore, case ormai conosciute, dal tempo apprezzate, o atelier d'artista, studi di architetti e designer ancora poco conosciuti. Quindi tutti insieme raccontano questo senso dell'abitare domestico e professionale milanese. Oggi il circuito è arrivato a 17 partner che sono distribuiti in differenti quartieri in tutta la città, in tutta Milano, quindi un po' la punteggiano, e tra loro sono realtà profondamente diverse, perché esistono musei organizzati e gestiti secondo i livelli uniformi di qualità del sistema museale nazionale. Ci sono luoghi a gestione familiare e associazionistica, e ci sono luoghi ancora in via di definizione che stanno ragionando su come organizzare l'offerta al pubblico. La prossima parte. Vi vorrei presentare i nostri signori, dal più noto, il più anziano a sinistra, che è Polo Pezzoli, poi abbiamo Gian Giacomo, Polo Pezzoli e Alessandro Manzoni, poi abbiamo Gian Giacomo Polo Pezzoli, il grande collezionista. I fratelli Bagatti Valsecchi, collezionisti, i coniugi Necchi Campiglio, collezionisti, i coniugi Boschi di Stefano, collezionisti, Lala Romano, scrittrice, torniamo di là, Renzo con Giovanni Radice e Adolfo Pini, con Giovanni Radice, pittore, Adolfo Pini è il grande e generoso nipote che ha aperto al pubblico la fondazione a lui dedicata, Messina, artista, Achille Castiglioni, designer architetto, Mario Negri, straordinario scultore, Ernesto Treccani, pittore, Emilio Tadini, artista, Franco Albini, architetto e designer, Ale Cavaliere, meraviglioso scultore, Vico Magistretti, designer architetto, Vincenzo Agnetti, artista concettuale, fantastico, e Gaia Uletti, architetto e designer. Quindi, come dire, un parterre importante, interessante e molto diverso anche come, come dire, personalità dei personaggi. Fin dall'inizio è stato scelto di sottolineare nel racconto e negli approfondimenti su cui è costruito il sito il rapporto tra i singoli luoghi, personaggi e i quartieri in cui questi luoghi si trovano. Infatti, se non voi andate sul sito, la foto che apre il racconto dedicato a ogni parte non è un'immagine dell'interno della casa, dell'atelier, insomma del museo, bensì è uno sguardo da una delle finestre di ciascuna casa, atelier, laboratorio, verso quel pezzo di città che gli abitanti di quei luoghi vedevano nella propria quotidianità. È certo che nel corso dei decenni, che magari anche in alcuni casi di un secolo, il paesaggio urbano è
ma nella foto dalla finestra abbiamo cercato di cogliere ciò che è rimasto pur nei cambiamenti che il quartiere ha vissuto e continua a vivere nella prossima. Questa è la casa di Gian Giacomo Polipezzoli. Siamo nel centro di Milano, San Zoni, da una parte c'è la Scala, a due passi inizia Galleria Vittorio Emanuele, è una strada da definirei pomposa, la sua pomposità. Qui è una finestra da la casa, che adesso è il museo, che dava sul cortile, cortile che si apre su due zone. Tutto è rimasto uguale, eccezione fatta per quella coda, il tram giallo, che è il numero uno, che sfugge veloce, quindi questo accenno a una quotidianità pur nella persistenza di uno spazio molto carico di storia milanese. La prossima. Questa è la vista dalla finestra, da una finestra dello studio di Vico Magistretti. Vico Magistretti amava dire: io amo questa piazza perché ci sono nata, la mia famiglia, ma soprattutto perché mi sembra di essere a Busto Arsizio nel 1881. Perché Busto Arsizio? Perché effettivamente questa è una piazza a 5 minuti da San Babila, a 5 minuti dal Monte Napoleone, dal lusso, dallo shopping milanese. Tu arrivi qui e ti sembra di essere in un'altra dimensione, quella dimensione che Vico amava e che ha restituito nelle sue opere, la Chiesa della Passione, di là abbiamo il Palazzo Archinto, costruito da un bisavolo di Magistretti, che oggi è sede di un liceo e scuola media, e un altro palazzo ottocentesco, sede di università. Quindi quest'idea di affacciarsi su questo pezzo di città che le nostre persone, i personaggi, guardavano e con cui dialogavano quotidianamente, il famoso dialogo, conversazione con gli uomini. Fin dal varo di questo circuito è apparso chiaro che, parallelamente al posizionamento all'interno della città, attenzione, esiste questo nuovo, come dire, strumento culturale per la città, doveva essere avviato un processo di costruzione, di reciproca fiducia tra i partner. Questo è un punto fondamentale. Processo che partiva dal primo passo, conoscersi. Conoscersi in questo caso significa non solo conoscere dati relativi alla storia del personaggio, alla sua opera, alle sue collezioni, essere informati sugli orari e iniziative messe in atto. Significa conoscere l'interpretazione che di quei dati viene data ai visitatori. Significa capire le strategie interpretative che per ciascun patrimonio di oggetti e di storie i responsabili delle case, degli atelier, degli studi hanno individuato e applicano. Insomma, vuol dire avere tutti gli strumenti per capire come creare relazioni, per aprirsi a possibilità di scambi reciproci di contenuti, di arricchimenti, di progetti condivisi. E aprirsi a relazioni, a scambi, vuol dire accettare di aprirsi ad approcci interpretativi e multidisciplinari da affiancare all'approccio esclusivamente biografico del racconto dei patrimoni che si custodiscono e gestiscono, senza timore per questo di perdere la propria identità. Lo dico subito, è stato un processo lento, vorrei dire guardingo, assai guardingo. Voleva dire costruire la fiducia che un interesse, un mio problema, una mia difficoltà potessero essere gli stessi degli altri partner del circuito. L'obiettivo era stato individuato, si è trattato di farlo diventare generatore di un modo nuovo di lavorare insieme. Questo processo è stato scandito da azioni costruite con un partner. Il coordinamento è stato fino adesso in capo alla Fondazione Adolfo Pini, che ha sostenuto anche economicamente la creazione del circuito, affidandomene l'ideazione e la curatela. La prima azione che abbiamo fatto nel 2014, a pochi mesi dalla messa online di questo circuito, è stata una caccia al tesoro per far conoscere storie milanesi e la città. Un gioco in cui gli indizi erano oggetti, patrimonio materiale legati al luogo, casa museo.
Un gioco anche per invitare i curatori a trovare la cosa rappresentativa della persona, del luogo, dell'opera e a presentarla alla città, a trovare, se vogliamo, una sintesi fortemente comunicativa, un gioco per provare ad allontanarsi dal racconto biografico e continuare a parlare di questo perché spesso è il focus della narrazione che viene fatta in questi luoghi. Per iniziare a immaginare altre forme di narrazione aperte a una molteplicità di voci. Nel 2018, Storie Milanesi Video è iniziata una collaborazione con gli studenti del secondo anno del modulo di montaggio avanzato della scuola di Video Design NAVA, che è un'accademia di design e arte a Milano, con l'obiettivo di realizzare brevi video su personaggi e soprattutto sui loro quartieri, quartieri raccontati con lo sguardo di ventenni che lì si muovono, si guardano incontro, si incontrano. Una successiva tappa significativa è rappresentata da Il Giardino di Storie Milanesi. Io lo amo moltissimo, perdonatemi, è disegnato da un'amica londinese, Giulia Benfield, ed è un giardino immaginario in cui sono i personaggi di Storie Milanesi sono stati idealmente invitati a scegliere un fiore, una pianta che potesse rappresentare margherite, fucsie, spine di grano, girasoli fioriscono in questo giardino immaginario e prende vita così una Milano fiorita in cui i fiori sono intimamente legati ai personaggi e ai loro luoghi. La prossima. Non si legge bene, ma ve lo dico, si può. In questo giardino sono stati i fiori e le piante sono diventate lampade, tavoli, ceramiche, gioielli. In che senso? Ogni curatrice di ogni casa museo ha scelto un fiore del proprio personaggio, del proprio luogo. Per Vico Magistretti è stata scelta una betulla. Perché? Perché nel 94 Vico disegna un tavolo che si chiama betulla, su cui appoggiandoci un cuscino diventa anche una seduta. Achille Castiglioni ha disegnato una lampada che si chiama fucsia. Il cavaliere ha riempito la sua produzione di sculture di rose, ecco perché la rosa è la casa è stata scelta la spiga di grano perché negli inni sacri si parla proprio della spiga di grano che viene messa. Quindi, come dire, questo è certo, ancora una volta un gioco, ma un gioco perché all'interno del circuito, per approfondire la reciproca conoscenza e il riconoscimento di possibili analogie, e verso la città per indicare una nuova modalità di lettura di elementi legati ai personaggi e ai luoghi, attraverso una leggerezza capace di rendere più familiari biografie e descrizioni. Ringrazio l'amica Claudia Collina che in una conversazione a Sofì, forse parlavamo dello smalto, non so di che cosa, lei però mi dice sto rileggendo Calvino, lezioni americane. Quando lei si parlava di Calvino, della leggerezza, io ho detto ma certo, ed ecco la citazione di Calvino, perché leggerezza nell'accezione di Calvino che dice la leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Quindi la leggerezza è la tosta. L'ultimo, e qui vediamo le nostre capacità, è farmacopea museale. Già nel titolo c'è un po' una provocazione ironica, realizzato in piena pandemia nel marzo del 21 e segna la maturità del circuito che si mostra ora in grado di lavorare insieme per creare un progetto per Milano, una città che è stata veramente duramente colpita dalla pandemia. E quindi questi musei insieme hanno voluto donare qualcosa. Questa è il... la spiego che cos'è. Partendo da sentimenti, da disagi che la pandemia ha reso comuni tra la gente e interpretandoli con lo strumento che i partner condividono, cioè la casa, il luogo dell'abitare,
che è offerto come un possibile rimedio. Ogni curatrice, non commento il fatto che tutti i responsabili di questo circuito sono donne, chiudo la parentesi, ogni curatrice racconta con quale disagio il museo, il proprio museo, possa essere un efficace rimedio. Invito a tutti quanti, se avete voglia, ad andare a vedere il video completo su YouTube. Intanto vediamo questo trailer in cui le curatrici enunciano il disagio con cui, a cui dare un rimedio attraverso il proprio museo. Luoghi aperti a creare nuovi modi di partecipazione, nuove abitudini culturali.
luoghi in grado di aprirsi alle persone, alla città, con la semplicità e l'ospitalità della casa. Ecco, teniamo conto che questo è uno strumento a disposizione. Oggi l'obiettivo del circuito si propone di aprire una conversazione con la città e gettare le basi per questa relazione di familiarità con coloro che vi abitano e vi lavorano, per creare nuove abitudini di visitare. Vorrei andare oltre, di abitare la casa museo, a cui prima appunto accennavo. Le case museo di storia milanese si candidano a essere luoghi di incontro. Partendo dal tema dell'abitare, si proporranno piccole esposizioni, incontri, approfondimenti, costruzioni di nuovi racconti sull'abitare composti con la partecipazione di pubblici attivi. I temi proposti poi nel tempo potranno anche cambiare. Quello che confidiamo in questo salto è l'obiettivo di costruire una familiarità con la città, con i quartieri, invitati a partecipare con le proprie narrazioni e interpretazioni.